Qualcosa non torna nella casa del Grande Fratello VIP 7. Nella notte sono spuntati fuori nuovi dettagli che stanno facendo discutere sul web. In particolare a generare stupore è stata un'affermazione di Vilma Goic. Con l'11% dei voti, la cantante è stata eliminata dal pubblico attraverso il «Una volta arrivata in studio ha scoperto di avere il bussolotto fortunato, contenente il biglietto di ritorno. E fin qui tutto regolare. Se non fosse che la stessa Vilma ha affermato di non aver scelto lei il bussolotto. Parlando con Attilio Romita e Milena, la Goic ha ammesso che per lei il 5, che identifica il suo bussolotto, è un numero importantissimo. A questo punto, il giornalista ha chiesto alla sua coinquilina: l'avevi scelto tu quel bussolotto? A questa domanda, Vilma ha dato una risposta che sta facendo parlare sui social. No, me l'hanno dato loro. A questo punto, i telespettatori sono diventati sospettosi circa il suo rientro. Molti credono che sia stato tutto pilotato affinché non fossero due i gefini a lasciare il gioco, visto che Patrizia Rossetti aveva appena abbandonato il gioco. Per molti utenti su Twitter qualcosa non quadra sul rientro di Vilma. È anche probabile che la Goic si sia espressa in modo errato e non sia riuscita a spiegare ai suoi coinquilini come è stato scelto quel bussolotto. Intanto, la cantante è finita al centro della bufera dopo la 26esima puntata del GF VIP 7 per via di una frase infelice contro Nikita Pelison. Uno scivolone per Vilma. Non il primo. Parlando con Luca Onestini male di Nikita, la Goic ha affermato: lei ha bisogno di uno psichiatra. Altro che consigli. Tale frase non è piaciuta al pubblico e, in particolar modo, ai fan della Pelison, che la stanno difendendo contro tutto e tutti. Solo qualche giorno fa, è intervenuto il team della GFina annunciando provvedimenti seri.
We'll be right back.